Raga, quanto cazzo corre sto qua? Sto qua ha finito le energie. Vabbè, ragazzi, mi dispiace che venga a farvi il video di Milan Venezia 24 ore dopo, dove, data l'entità della partita, probabilmente il 90% dei milanisti si sono già dimenticati che abbiamo vinto quella partita. Purtroppo stavo a Viareggio, stavo a casa. Per chi mi segue su Instagram lo sa che l'ha visto, che sono tornato a casa 3 giorni per vedere la mia famiglia, quindi ovviamente per forza di cose non ho potuto farvi il post partita, quindi ve lo faccio un giorno dopo, ve lo farò sicuramente per Spezia Milan perché sto a casa e magari la reaction di Spezia Milan magari vi farò al secondo tempo perché per quanto riguarda il primo sto a lavorare. Il gatto deve finire di rompere i coglioni. Allora, Hernandez si è dato una svegliata. Tanto partiamo dal fatto, in generale, facciamo un discorso generale, poi arriviamo a Hernandez. Allora, la partita è cominciata male. Noi soffriamo le squadre che si chiudono e è una cosa che ormai abbiamo constatato col tempo. La Juventus si è molto chiusa nel primo tempo a Torino, infatti l'abbiamo combinato un cazzo. Sul finale del campionato l'anno scorso, anche se due o tre giocatori erano diversi, col Cagliari già matematicamente salvo, si chiusero, abbiamo rischiato di non andare in Champions League, e quando la squadra si chiude, noi ragazzi l'abbiamo sonoramente nel culo. Questo è il primo punto. Il secondo è che è grave che una squadra che secondo me retrocederà perché Venezia vuole tutto il bene di questo mondo. È una squadra che per mia volontà vorrei rimanesse in Serie A, perché alla fine è una squadra che non ho niente da dirgli contro, anzi complimenti per il percorso che stanno facendo, ma secondo me purtroppo schizzano giù in Serie B insieme alla Salernitana. È una squadra che devi battere, una squadra che devi battere anche mettendo in campo la Primavera. Una squadra che quella è una partita che la partita di allenamento deve essere più semplice. Sti quali sono chiusi e noi finché non sono entrate le prime linee l'abbiamo avuta nel culo. In generale non è stata una brutta prova. Perché comunque abbiamo visto Milan nel complesso sufficiente. Alla fine se la partita la vinci, chi più chi meno, la sufficienza ce l'avevano quasi tutti. Però ripeto, una partita dove, diciamo, quando invitano a fare un pochino di più, ci troviamo in difficoltà. Perché non possiamo vivere di calci d'angolo, non possiamo vivere di contropiedi, non possiamo vivere di queste cose. Dobbiamo anche saper organizzare meglio le azioni, anche se sono difficili da portare a conclusione. Vuol dire, Rebic, prendiamo un esempio, Rebic non ci ha capito un cazzo contro Venezia. Cioè non sembrava neanche lontano parente del Rebic visto contro la Lazio e visto contro la Juventus. Sembrava un tutto un altro giocatore. Perché è stato cerchiato il difensore del Venezia, non ha il fisico per fare la boa, non ha il fisico di Ibra e di Giroud. Non è uno che ti può far salire la squadra, è uno che punta sulla velocità e si è trovato difensori che questo giochino glielo fanno fare. E quindi Rebic è stato praticamente inesistente, e siete d'accordo con me. Questo vuol dire che in quelle situazioni, infortunate a parte, dobbiamo porre dei rimedi seri. Premessa. Non ha reso Ballo-Touré, come lo chiamo io, Ballo-Touré, non ha reso assolutamente al posto di Hernandez. Meno male è uscito. Non ha reso Florenzi, che Florenzi sta continuando, secondo me, a rivelarsi un acquisto totalmente sbagliato. Per me Florenzi, ragazzi, è un acquisto totalmente cannato. Ora non so se magari se giocasse terzino al posto di Calabria farebbe meglio, diciamo di sì, perché magari, diciamo, ha meno compiti offensivi giocasse al posto di Calabria. Però al posto di Saelemaekers, che già secondo me è un giocatore mediocrissimo, la squadra perde ulteriormente. Hai rotto i coglioni. Ciao. Allora, queste prime cose. Del resto, Venezia non ha fatto,
Se noi non abbiamo fatto niente per 70 minuti, il Venezia ha fatto ancora di meno. Difesa che non è stata impegnata. Kalulu, che è stato impegnato più in fase di spinta che in fase di difesa. Romagnoli e Gabbia, che quasi spettatori non paganti. Balotelli, che deve imparare un po' i meccanismi del Milan. Dal centrocampo in su, anche Brahim Diaz. Cioè, non c'è, poi ha trovato il gol e diciamo che il voto è nettamente cambiato. Partita blanda, e entra i solari e la risolvono. Sta a dire che se questa fosse stata una partita giocata di domenica, dove non c'è stato nessun impegno il mercoledì prima e non c'è nessun impegno il mercoledì dopo, la giocavano con i titolari, la vincevi 3-4-0. Pulito, pulito, senza neanche sudare mezza maglia. Ci è andata così, tra l'altro veniamo da tre partite. Insomma, veniamo da Lazio, Atletico Madrid, Liverpool, scusate, e Juventus. Poi abbiamo lo Spezia e poi torniamo a giocare in Champions League. Quindi, insomma, questa è una partita un po' di rifiatagio. L'abbiamo vinta. Fortunatamente i titolari sono stati impiegati 20 minuti, quindi non è che abbiano faticato più di tanto. E per fortuna rientrerà Giroud dalla prossima partita. Rientrerà almeno in panchina per lo Spezia. Migliore in campo è quello da dove sono partito, Hernandez, ragazzi. Hernandez si è svegliato, ha avuto l'inizio di campionato buio, e questo me lo dovete rendere atto, perché, ragazzi, siamo tutti d'accordo che l'inizio del campionato di Hernandez è stato veramente obbrobrioso. Posso salvare la partita con la Lazio, che alla fine il suo più di qualcosa ha fatto. Se è vero, contro Liverpool ha fatto partire l'azione di uno dei due gol, ma poca roba difensivamente. Sarà e Alexander Arnold non gli hanno fatto capire un cazzo. E l'inizio del campionato di Hernandez è stato deludente. Ha avuto un riscatto contro una squadra, ripeto, medio-bassa, anzi forse proprio bassa. E speriamo che più che la prestazione in se stesso, dove trova sia un assist che un gol, dia, diciamo, vigore al nostro terzino. Perché sappiamo che Teo sempre con... lui fa sempre 30 centesimi, potrebbe fare 31. Manca sempre quell'unghietta che la può fare. Ogni tanto questo strappo lo fa e fa delle partite che sono meravigliose. Ricordo l'anno scorso con la Lazio, ricordo l'anno scorso col Parma, ricordo una fraccata di partite in cui Hernandez è stato, possiamo anche dire, determinante, con lo Spezia quando prese palla da metà campo, andò a fare gol. Tante, ma tante, purtroppo, dove Hernandez posso dire che giochi per gli avversari, come contro la Juventus. E diciamo che è un giocatore che addirittura un po' di equilibrio, ma secondo me questa può essere una botta di fiducia, perché non trova un equilibrio costantissimo che mai ha trovato, mai troverà, però almeno comincia a essere più costante, che forse è proprio quello che ci serve. Migliore in campo appunto lui, per una volta, ragazzi, niente da dire. Peggiore per quanto riguarda i nostri, Balotelli, perché Balotelli sembrava proprio un pesce fuori d'acqua. Non ti dico quanto Bakayoko quando è entrato con la Lazio, che tra un po' fa fare il diavolo a 4. Però non vorrei che l'acquisto di Balotelli si rivelasse un po' l'acquisto di Florenzi, con la sua differenza che Florenzi è stato buttato nella mischia già la prima partita, cioè non è che il tempo di scendere a Milano, stava in campo a Genova. Balotelli ha cominciato un pochino più tardi. Questa è la mia analisi del post partita. È un'analisi molto a freddo. È un'analisi dopo aver visto la partita, dopo aver visto gli highlights, dopo aver letto alcuni commenti. Quindi diciamo che è un'analisi un pochino più ampia, un pochino fatta meglio, perché dopo faccio l'analisi proprio a caldo appena finita la partita e a volte vengono un po' come sono. Non ho preparato una scaletta per questo video, potevo farlo ma non me ne frega un cazzo, perché adesso vado un attimo su Twitch. E noi ci vediamo a breve con Spezia Milan sabato, e probabilmente
uscirà anche un video riguardante ad Assassin's Creed Valhalla, perché lo stiamo giocando piano piano e sto portando i vari recap. Sì, però ho detto veramente coglioni, sì. Oggi è uscito il viaggio di Alexandria, che stiamo facendo un flashback da FIFA 17 a FIFA 19, quindi vi invito a andare sul canale e guardarvelo. È un video anche molto carino, non è per farmi pubblicità, ma a mio parere personalissimo lo è. E ragazzi, grazie per la visione di questo video, forza Milan. E per quanto riguarda la prima squadra di Milano, ci vediamo sabato. Grazie mille ragazzi.